Ringrazio il centrodestra per avermi indicato, ma lasciatemi dire che io in questo momento e fino a domenica sera mi sentirò il candidato dei siciliani per bene che vorranno con me sconfiggere il partito della disperazione e della rassegnazione. Si dice che la Sicilia sia laboratorio politico e in alcuni casi ha anche anticipato scelte nazionali che sembravano alla vigilia improbabili, impossibili. Io me lo auguro, ma vi confesso che in giro c'è tanta voglia di cambiamento. Io non ho mai governato la regione siciliana, per questo sono convinto che nella mia ultima stagione elettorale vorrò dare il meglio di me stesso, lo stesso impegno, lo stesso metodo di governo che ho adottato in questa provincia che, come sapete, secondo i sondaggi di quegli anni è stata la prima provincia d'Italia per indice di gradimento. Ci vuole impegno, ci vuole passione e soprattutto ci vuole onestà. E lasciatemi dire che io so coniugare onestà e competenza. Credo che in giro si colga questo sentimento. I giovani mi dicono: per favore non ci faccia partire, per favore ci ridia la speranza. Ecco, io vorrei che domenica dalle urne, lunedì mattina, uscisse la Sicilia della speranza, non quella dell'odio, del rancore e della rassegnazione.